Oltre 800 i morti della striscia di Gaza. 257 sono bambini. 3.200 feriti. Ieri 830, 235, 3.350 oggi. Numeri stampati, impressi, declamati, raccontati. Ma potrebbero essere 1.100, 25.000, 153.000. Non fa differenza. Sono numeri che appaiono e scivolano via. Come altri nella storia. 450.000, 6 milioni. Numero 1. Un volto, una storia di vita, di famiglia, di amici, di oggetti, di quotidianità. Di sangue, di disperazione, di lacrime. Numero 2. Un volto, una storia di vita, di famiglia, di amici, di oggetti, di quotidianità, di sangue, di disperazione, di lacrime. Numero 3. Un volto, una storia di vita, di famiglia, di amici, di oggetti, di quotidianità. Di sangue, di disperazione, di lacrime. Numero 4. Un volto, una storia di vita, di famiglia, di amici, di oggetti, di quotidianità, di sangue, di disperazione, di lacrime. Numero 154. Un volto, una storia di vita, di famiglia, di amici, di oggetti, di quotidianità, di sangue, di disperazione, di lacrime. Litania, enumerazione incalzante, sempre più veloce, veloce! Per forza. Non c'è tempo. Quanto tempo? Quale tempo per contarli tutti? Per vedere i loro volti? Immaginare il loro risveglio, il loro sogno, il loro sonno, la loro morte, il loro sangue. Rubare la loro quotidianità, vedere il loro affanno, sentire le loro grida, appropriarmi della loro disperazione, annegare nelle loro lacrime. Ogni lacrima è uno stillicidio sacrificale, senza purificazione. Alla richiesta di preferenza verso l'uno o l'altro dei contendenti, i cittadini si esprimono in misura assai più precisa e diffusa. A quale match stiamo assistendo? Voci autorevoli, voci di popolo, rumore, stronzii, Dio e Cesare, clienti e istruttori in cammino, trascinati dalla fiumana verbale. Desiderio irrefrenabile di apnea per imparare a respirare ancora. Con la mente, con l'anima, da soli e in silenzio riparatore. Il pacifismo impossibile. Fase 1, 2 e 3. Pronti all'attacco finale. Diario di Gaza. Respinta la tregua. L'altro ieri, pagina 1. Ieri, pagina 2. Oggi, pagina 4. Domani ancora voci. Di campo, fuori campo. Ancora rumori. Quale pagina? Libertà vai sognando e serva un tempo, vuoi di nuovo il pensiero, sol per cui risorgemmo, dalla barbarie in parte per cui solo si cresce in civiltà, che sola in meglio guida i pubblici fatti. Ogni riflessione, conoscenza, confronto, opinione, dialogo, rumore mediatico, porta alla medesima sensazione di impotenza. Parole scandite, vomitate in un tempo sempre più dilatato, che dovrebbero dipanare il razionale dall'irrazionale, al di là del torto o della ragione. Parole che invece non incidono, non frantumano la linea di demarcazione del non incontro. Teatro afasico, in cui la parola rimbalza, inafferrata. Desiderio irrefrenabile di apnea per imparare a respirare con la mente e con l'anima da soli. Parole di potenti che non incidono, non penetrano la Babele del torto e della ragione,
mentre sguardi di impotenti afferrano l'inafferrabile, frantumano il muro di incomprensioni, che gli sguardi opposti si incrocino e trasmettano la loro quotidianità, attendano pazienti ma vivi che i fili si snodino dall'irrazionale per riunirsi in una social catena per uscire dalla barbarie. Al di là dei torti e delle ragioni, al di là delle geografie distillate a tavolino e frantumate, il muro rimane per chi non legge negli occhi degli altri.